tratta di attività criminali che vengono perpetrate tramite canali telematici, in particolare Telegram. In sostanza i clienti, collegandosi su questi canali telematici, interagivano direttamente gli autori della falsificazione e con coloro che al tempo stesso commercializzavano le banconote, facendo dei veri e propri ordini, come avviene normalmente in questo periodo, ovviamente pandemia, è una prassi abituale ordinare qualsiasi tipo di bene tramite questi siti e questi canali telematici. Quindi ordinavano i soldi falsi via internet e arrivavano. Naturalmente c'era una pubblicizzazione e c'erano anche dei video dimostrativi di come venivano perfettamente riprodotti i soldi falsi e di come addirittura c'era addirittura un video, abbiamo scoperto che c'era addirittura la macchinetta che viene utilizzata normalmente nelle attività commerciali per la prova se la banconota è vera o falsa, che veniva passata e quindi veniva dimostrato anche questo. Dopodiché, una volta concordato l'acquisto con i prezzi di riferimento, che mediamente oscillavano intorno al 10% del valore nominale della moneta acquistata, veniva richiesto un pagamento tramite Bitcoin, ovvero tramite un pagamento tramite il circuito virtuale, quindi tramite conti virtuali, in modo tale che non c'era un'identificazione col soggetto che gestiva questa attività criminale. Dopodiché veniva comunicato un codice di spedizione attraverso cui veniva recapitato poi il pacco, come una normale operazione che viene fatta quotidianamente da milioni di persone, ovviamente in questi casi lecita, ma nel nostro caso configurante evidentemente un'ipotesi di reato. Quindi tutta Italia potrebbe avere questi soldi in circolazione, questi soldi falsi, bisognerà stare molto attenti, specialmente nel periodo in cui ci sono anche tanti turisti. Assolutamente, io leverei anche il potrebbe, sicuramente abbiamo accertato che viene sicuramente commercializzata in tutta Italia e anche all'estero, perché comunque il canale telematico è accessibile da qualsiasi parte del mondo. E quindi i clienti potevano collegarsi sui canali in qualsiasi parte del territorio nazionale ed estero. Quindi il danno all'economia legale è notevole sotto questo aspetto. Poi naturalmente noi abbiamo fatto una stima sui 20 canali Telegram che abbiamo oscurato di un giro d'affari minimo di 2 milioni, di poco più di 2 milioni di euro, ma abbiamo cognizione che la commercializzazione è molto più alta, più di 2 milioni in un anno, ma ripeto, è un dato riferito alle operazioni monitorate durante le indagini. In realtà abbiamo cognizione dall'attività di indagine svolta che in realtà il giro di soldi falsi è molto gentile, quindi bisognerà stare attenti ai soldi, i soldi che circolano, e conviene a questo punto utilizzare carte di credito ed altro, che la commercializzazione evita questi soldi falsi di utilizzarli. Comunque tramite gli abituali canali finanziari tradizionali, quindi gli sportelli normali di approvvigionamento delle banconote, sicuramente evitare ovviamente questi ordini, questi acquisti online, che sono sempre molto pericolosi naturalmente. I controlli della Guardia di Firenze, della Guardia di Finanza di Firenze, continueranno su questo settore, su questo canale? Assolutamente, anzi sono addirittura rafforzati, perché proprio durante il periodo dell'emergenza le nostre analisi investigative ci hanno chiaramente indicato un proliferare e un aumento esponenziale di questi crimini tramite questi canali social che garantiscono agli autori dei reati un anonimato molto alto, quindi un livello di copertura molto alto. Anche noi abbiamo affinato le tecniche investigative e quindi abbiamo anche noi fatto un salto di qualità da questo punto di vista, e quindi comunque lavoriamo anche noi per reprimere completamente questi fenomeni, quindi giungendo non solo ad oscurare e quindi a bloccare l'attività illecita, ma anche a identificare